Por eso me dice la doctora, no te llamaste la regla. Después, dice que tenés una bacteria, le curaron para la bacteria. Y después le vino a la bacteria. ¿Qué era la bacteria? No sé. ¿Lo vas? Lo siento, Salve, cari amiche e amici, come potete vedere dai video precedenti, dai due corti, questo pomeriggio sono uscito a fare la spesa, approfittando che ritiravo il tablet che per la seconda volta ho dovuto portare al servizio tecnico perché non funzionava. E poi vi voglio ringraziare a tutte e tutti voi di seguirmi. È da molto che non faccio un video. E come dice il mio profilo di YouTube, finora le visioni del canale, le riproduzioni, sono state 65.786. E quindi vi ringrazio enormemente di seguirmi, perché abbiamo fatto 65.786 visioni in forse a febbraio, l'ho aperto 7 febbraio, 9 dicembre, gennaio, febbraio, quindi 12, 10, in un anno e 9 mesi. Non è molto, ma è abbastanza. Io vedo canali aperti da 2 o 3 anni che hanno molti più video e hanno meno visioni. Invece noi, grazie anche a tutti voi, abbiamo raggiunto così tante visioni. Non è poco, non è quello che mi aspettavo, ma è sempre meglio di niente. Anche se come disoccupato mi immaginavo, non so, che mi iniziavano a dare $100 ogni tanto, ma per il momento non è così. E quindi vi prego di aiutarmi e di diffondere i miei video. Poi ho iniziato a cenare libri di Rajnish, ma devo fare delle letture, dei commentari, come ho fatto col libro di Nino Frassica. Ho visto poi che molti di voi hanno gradito e hanno anche commentato molto i miei commentari alla situazione mediatica che si è creata fra Marco Travaglio e Michele Santoro. Quei video hanno registrato più visioni di molti altri in così poco tempo. Io seguo da Marco Travaglio ormai dagli anni 90, quindi so che potrà far discutere, la gente potrà magari non concordare con tutto quello che dice, ma dice delle verità. È interessante. Io certo non è che giudico le opinioni di Marco Travaglio indiscutibili, ma le prendo come punto di riferimento. Poi magari avrò delle idee discordanti in qualcosa, soprattutto di politica estera, di geopolitica, ma lui il suo compito lo fa nel giornalismo italiano, nell'informazione di quello che succede, soprattutto giudiziaria italiana. Poi che abbia delle altre idee, magari non sarà d'accordo Marco Travaglio
sul grande passo in avanti che ha dato la Svezia riconoscendo lo Stato palestinese. Ma io ritengo che il lavoro di Marco Travaglio è molto importante per quanto riguarda l'ambito della corruzione nostrana politica. Poi le sue disopinioni sul problema del Medio Oriente non mi cambiano proprio, perché per quello ascolto altri giornalisti. Michele Santoro, per esempio, mi sembra che è più filo palestinese. Quindi l'importante è che Marco Travaglio, il lavoro che fa, lo fa per smascherare le malefatte dei politici italiani. Poi, per quanto concerne il resto, io invece approvo il passo in avanti che finalmente ha dato la Svezia. Però nota bene, la Svezia ha fatto questo, cioè ha riconosciuto il diritto dello Stato palestinese di esistere, ha riconosciuto lo Stato palestinese la sua esistenza, perché si stanno sganciando gli Stati Uniti di Barack Obama da Israele, se no non avrebbero potuto fare come alleati della NATO degli Stati Uniti. Quindi significa che stiamo assistendo ad un cambio epocale, perché gli Stati Uniti vogliono entrare in Siria e in Iran, e allora vogliono l'appoggio del mondo arabo, soprattutto del mondo palestinese. Se no rimangono come quinta colonnisti a poter attaccare gli Stati Uniti dalle retroguardie, come nell'epoca di Saddam Hussein. Invece adesso loro vogliono garantizzarsi le retroguardie, la sicurezza nelle retroguardie, per sferrare l'attacco contro Siria, Iran, forse anche Russia. Allora gli serve il Medio Oriente libero, quindi con una Palestina indipendente e che collaborano contro il fondamentalismo islamico. Se no succede che i palestinesi aderiscono, quelli di Hamas e anche il movimento Al-Fatah, all'integralismo islamico. Beh, allora vogliono avere alleati nella regione, e hanno visto che fino adesso allearsi solo con Israele non è tanto produttivo. Poi dovrei discutere di questi temi, però sono contento che finalmente, magari dietro suggerimento degli Stati Uniti, la Svezia ha riconosciuto l'esistenza dello Stato palestinese. Chissà che altro succederà in questi giorni. E poi che dire? Invece nella politica italiana non ci sono miglioramenti, purtroppo. Allora, beh, oggi è venerdì 31 di ottobre. Ho potuto ritirare il tablet, finalmente me l'hanno riparato, perché prima se hanno dovuto cambiare placca e monitor perché si era bruciato. Per fortuna che stava ancora in garanzia. Poi succedeva che lo mettevo in stand by e si spegneva, oppure si riassettava da solo. Adesso invece l'ho tenuto spento più di 10 in stand by più di 10 minuti e si è riattivato senza aversi spento. Quindi adesso sembra che funziona bene. Più in là mi filmerò con il tablet, è un po' scomodo. Comunque non ho molti dispositivi. Questo cellulare da 3,2 megapixel, un Asha 302, un Galaxy Young 5360 2 megapixel e una filmatrice di 8,5, però in 740x4, no, 740x480. Allora io con il mio stile di sempre, la mia forma di parlare, perché vedo che ho un promedio di 400 visioni del canale al giorno. Non sono riuscito a usare le piattaforme sociali per divulgare meglio il mio contenuto mediatico, per quello mi affido a voi. Io parlo come sempre perché vedo che c'è un promedio uguale di pubblico, quindi chi mi segue apprezza come faccio i video e sa che io non ho un taglio commerciale, anche perché sono disoccupato, ho un editore gratuito che ho scaricato, un altro del sistema operativo Windows 7, e un vecchio computer del 2010, due nuclei, e quindi mi arrangio. Poi magari se YouTube inizia a pagarmi qualche centone di dollaro potrò organizzarmi meglio. Adesso vi lascio, grazie di seguirmi, in questi giorni farò dei meglio video, questo solo per tenermi in contatto con voi, per ringraziarmi di vedermi. E poi ho detto due cose di passo.
Ciao, il vostro Sant'Egiano.